finalmente abbiamo questo posto aperto, per cui molto contenti, perché poi anche molto bello. Questa battaglia è arrivata alla conclusione positivamente. Noi siamo speranzosi in questo e forse anche in altri progetti. Faremo le nostre battaglie ancora per la nostra rotonda. Non finisce qui. È stata indubbiamente una sorpresa gradita quella trovata nell'uovo di Pasqua dai commercianti di Via Fiorentina e Via Marco Perenio. È stata infatti inaugurata una nuova area verde ed un parcheggio che possa così soddisfare le richieste della zona. Sono 14 posti che in effetti ci hanno chiesto i commercianti. Inizialmente nel progetto iniziale erano 7, li abbiamo raddoppiati, abbiamo deciso di metterli a pagamento perché siano a supporto effettivo delle attività commerciali. In questo modo si garantirà una rotazione, una fruibilità delle attività commerciali anziché una sosta continua, che in questo modo impedirebbe la possibilità di poter fare commercio in questa zona. Sì, era una delle richieste che a suo tempo furono fatte all'amministrazione. Questa giunge a compimento, è una bella opera perché fra l'altro consente di avere accesso a questa splendida chiesa e quindi, oltre ai parcheggi per i commercianti, anche la possibilità di ammirare questa chiesa, quindi bene per tutti. Con la conclusione dei lavori di via Marco Perenio è tornata nuovamente visibile la pieve dei Santi Lorentino e Piergentino, piccolo gioiello tuttaretino fino a pochi anni fa nascosto da un distributore di carburante. Va detto che con questo si completa un lavoro che viene ancora da più lontano, e cioè tutto il contorno della chiesa dei Santi Piergentino e Lorentino, che è un piccolo gioiello oltretutto antichissimo e di grande importanza per la tradizione aretina, che viene completato con la parte a verde del parco.